Allora, iniziamo così questo. Riesco a abbassare relativamente così. Questo Vlogmas. Ovviamente oggi io e Papino mangiamo, ok, le nuvolette di Dragon prese al ristorante cinese. Poi, fate caso, ma la cucina è un po' rovinata. Abbiamo entrambi due box. Che poi la struttura è carina. Ogni volta che vado io, mi dà il box questo qua con i fiori di ciliegio. Invece quando va Giovanni da quello verde col bambù. Comunque, questa qui salsa piccante per Giovanni. Apriamo il box. Se riesco con la misura. La mia unghia prende è saltata, però vabbè. Eccolo qua. Rice box with Erdnusssoße. Praticamente box con riso saltato, pollo e una crema, una salsa alle noci. Niente, quindi buon appetito a noi. Ci vediamo più tardi per il continuo. Ok, praticamente il video che ha fatto in tedesco, mi ha detto scusa, ma perché sta a fare video in tedesco per i tuoi amici? Ho fatto no, veramente per YouTube, perché parla in tedesco? Non lo so. Comunque, praticamente non mangiamo nel box perché è piccolino e ci dà fastidio. Lo cacciamo e mischiamo il tutto. E questa qui è praticamente la mia bevanda al limone. E niente, questi qui sono come si chiama? Bottoncini quelli per lo spigoletto. E niente, buon appetito a noi. Speriamo che possiamo continuare. Allora, praticamente un cappuccio più guantini per bimbo. Qua sono i guantini perché li abbiamo misurati. E questo qua con il, giuro, con la cordicella. Sono buoni perché sono super super imbottiti. Nella speranza che non, ogni volta che usciamo non si muore più di freddo con le zampette. Con le zampette, con le manine. E poi questo è 0-6 mesi la cosa, però c'è le manine piccole, come già mangiano le manine proprio minuscole. Quindi ho pensato che sarebbe andato fatto bene perché gli va anche un poco pochettino grande. Il cappello uguale, però questi qua sono quelli tipo elasticissimi, quindi penso che gli entrerà lo stesso. Poi io lo misuro, vediamo un attimino. Questo set ho pagato 4,95 euro, quindi 5 euro. No! Aspettate. Riproviamoci un'altra volta. Allora, quello ve l'ho detto che sono 4,95 euro. DM, no, Talibamuzzo e Stuck. Ah, le mutande costavano di più, 4 euro. Pensavo 3 euro, però 4 euro. Alla fine, 2 ore a mutanda ci mancherebbe. Praticamente sono in questa confezione perché qualche persona già le ha aperte per vedere la misura e le ha lasciate là così. E quindi le povere ragazze del negozio hanno comunque messo in queste bustine. Hanno scritto il codice per sapere quale modello è perché non c'è la foto né niente. E quindi le ho prese. Erano le ultime, se no prendevo un pacco normale. Però vabbè, ci accontentiamo. 3,99. Ti amo anch'io, amore, ti amo tantissimo. Allora, un cappello da maschio 2,99 euro, che è questo qua per Jamal, che è pure questo super imbottito. E poi il cappello per me 3,29 euro. Io ho tantissimi cappelli, però non so perché quest'anno non andava con la pusceppina, non lo voglio, non lo so perché. Io c'ho uno bellissimo rosa con una pallona gigante, ce l'ho nero con le perle, ce l'ho tanti lì, però volevo uno semplice, semplice, semplice. E quindi ho preso questo qua, pure questo idem. Super imbottito e niente, questo qui. Poi ho preso praticamente questo bagno schiuma al Buttermilch. Non so come si dice Buttermilch in tedesco, in italiano. Buttermilch è una specie di latte, a metà tra il latte e lo yogurt fermentato più o meno. E niente, ho usato quell'app che vi ho detto, Yuka, ed era 86%. Buono, quindi era molto ottimo. Ottimo, stava scritto. Scusate, ma io ancora c'ho mal di gola da 3 settimane. E niente, quindi lo. So se scritto. Ah, italiano. Bagno doccia latte. Contiene estratto di siero di latte. Ingredienti idratanti. Un pH neutro per la pelle. Siccome sono con la mia. Non so se è endometriosi, se è neodermite, non so che cacchio è che sto uccisa con le mani. Ho preso usare cose neutre. E quindi ho visto questo qua, che tra l'altro è gigante. Non so quanto ho pagato questo. No, non lo so neanche. No. Ah, 1,79 euro. Quindi per 1,79 euro. Aspetta, fammi vedere quanto è. Un litro di bagnoschiuma è perfetto. C'era anche un'altra versione.
che era latte dolce, una cosa del genere, però latte dolce, questo era 86, latte dolce era tipo 50%, 60% buono, quindi ho preso questo qui. Oddio, odore non so come, perché non lo può, cioè ho visto solo il prezzo, stavo di fretta. Ah, sa proprio tipo di... Avete presente la Dove, il sapone quello là per le mani Dove, che c'è un odore piuttosto neutro, è lo stesso odore di questo qua praticamente. Poi, ora passiamo al... DM, vabbè, prezzi non ve lo dico, a parte una cosa, questo qua 5,50 euro. Che cosa ho comprato? È 5,50 euro. Sto facendo un colpo. Cosa ho preso di più costoso? Allora, ho preso un po'. La maggior parte delle cose sono tanto innanzitutto un regalo che mi hanno dato. Che praticamente per una sensazione di felicità, Glückgefühl, la tisana. Non so perché ci sono vari tipi di tisane da provare. C'è il Frau Power, la forza delle donne, la calma interiore, e poi questo qua è come si dice, sensazione di felicità. A me è una sensazione di felicità, forse mi hanno visto un po' depresso, non lo so perché, però mi hanno regalato questo tè che prende all'interno, vedi, ora c'è pure il tavolino, è una bustina e c'è l'omino che fa... Secondo me per la panza, cioè per la panza, per quel motivo me l'hanno dato questo qua, però va bene. Ero disperata per i ciuccini, non so se ve l'avevo spiegato, che non li facevano più e stavo andando in depressione, non sapevo come dovevo fare, però hanno detto, e prendete, vedi, scritto nuovo, li stanno rifacendo in una collezione nuova e quindi che dovrei aspettare che molto probabilmente entro l'anno nuovo li mettono, quindi ne ho comprati in altre due per sicurezza, comunque ogni 2 mesi li cambio. E vediamo un attimino. Ho preso questo modello qua che è carino, è celestino. Mi piace tanto questo sotto che è proprio base. Non so perché, ma altri mi piacciono questi base senza disegni, però non esistono di questa. Cioè, è la prima volta che li stanno facendo. E la seconda è questo qua. Oppela, che c'è questo qui con verde con i pallini, sì, e sotto il verde neutro. Infatti, sono contentissima che metto anche un pochettino neutri che sono sempre buoni. E poi ho preso tutti. Non è successo niente. Amore, c'è il culetto sotto come mammina. Ogni volta che fai pum, c'è l'airbag incorporato. Non succede niente a mammina. Vieni qua. Allora, ho preso parecchi vasettini di frutta e pappe. Perché ultimamente sarò un pochino upla tra l'asilo e cose varie. Almeno un giorno a settimana, 2 giorni a settimana, un attimo incasinata. A mezzogiorno, storto detto, riesco a fare la pappetta, però stiamo un attimino aggiustando l'orario di quando lui dorme e quindi un attimino un casinotto la sera che lui ha fame, piange, vuole dormire e non faccio tempo a cucinare, che fa il tipo di fatto il disperato. Per fortuna che avevo l'avanzo del pranzo, infatti ho dato quello per cena, però comunque ho preso apposta un pochettino di barattolini. Sì, aiuto mamma, aiuto, aiuto mamma. Questo qua cos'è? La mangio oggi, uguale più o meno. È il risotto con Gemüse und Wildlachs. Sì, è praticamente con Wildlachs, come si chiama? Salmone, riso e verdure. Poi abbiamo preso questo qui, che... attento amore. È praticamente con latte e fette biscottate. Questo è appunto per la sera più che altro ho preso, da 6 mesi in poi. Io prendo pure attualmente da 5-6 mesi, cioè quello che trovo che mi ispira, io lo prendo. Ad esempio questo 5 mesi. Che è banane braai, apple braai, praticamente con latte, banane e diciamo cereali. Allora, poi ho preso questo qui sempre per la cena: mais, carote e manzo. Questi, quando non c'è la pasta, più che altro faccio per cena. Un altro, aspetta, ma ti siedo qua vicino a barattolini e poi vedi quello che ti ha comprato mamma. Siedi qua, quella bocca. Un altro con spinaci e spinaci con salmone e risotto. Mettiamolo qua. Lui sta mangiando la questione. Va bene. Questo qui praticamente è con vegetarisch menu. Kartoffel Auflauf. Ok. Questo qui non so che sono, tipo dei semini. Non so cosa sia veramente. Boh, dei semini. Ah, dentro ci sta scritto tomate, carote, kartoffel, milch, zucchini. Aramantmel, ma questo è aramanto, non so se si dice così, penso italiano, non lo so. Comunque con mozzarella, patata, pomodoro, zucchini e carota. Questo qua pure per eventualmente una cena, questo è da 8 mesi. Zucchini, broccoli e noodle, per pastina. Questo è un pranzo eventualmente.
Un'altra cena uguale, patata dolce, carote, pollo e zucchini. Mi sa che le ho finite. Ah, un'altra che è sempre patate e come si chiama? Manzo e carote. Queste qua appunto sono le cene, se quando non c'ho tempo come desiderio mi sto trovando un attimino proprio spesata. C'avevo un barattolino di cose pronte appunto con soltanto verdure e cose, un altro di tipo latte, però siccome non avevo mangiato a pranzo volevo comunque dare qualcosa da mangiare di sostanzioso e quindi ho preso il pranzo. Due di, come si chiama, pollo. Calcolate che l'ultima spesa che ho fatto i barattolini sono tipo 2 settimane fa, qualcosa di più, e ne ho ancora un po', però siccome mi fa freddo e un pochettino di meno ne ho approfittato. Questa è nuova, l'avevo mai preso, se non mi sbaglio. Mango, mela e kiwi. Lui sposta sempre il tutto, però vi siete abituati ormai. E poi, questo gli piace tanto a lui, è mela, mirtilli e fragola. Eppure, sì, me l'avevo detto. E l'ultimo che è mela, mirtilli, banana e... Ah no, non è mela, sono ciecata, non ho letto il nome. Pesca, mirtilli, come si chiama? Mirtilli, pera e banana. Ok, questo è quanto. E ora faccio anche vedere gli spazzolini che sono arrivati di Karim. Intanto lui mi ha messo l'angolo casino. Ti fa vedere tutto qua, tutte le cose, gli altarini fai scoprire tu. Vergognato. Ok, allora rimettiamo tutto dentro perché sono di vetro e lui ci sta giocando. Non va a finire che sì. È mio, 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 è mio, 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 è mio. Non mi devi. Vabbè, mettiamo quelli che lui non c'è in bocca attualmente e li portiamo in cucina e li sistemiamo nell'angoletto suo. Ok, vediamo tra poco, tanto sistemo un attimo la situazione qua. Allora, faccio vedere quello che mi è arrivato ed è, apro con voi, è arrivato ieri sera sul tardi, quindi non l'ho porto apposta per aprirlo insieme a voi se riesco ad aprirlo. Siccome non sto bevendo latte per l'intolleranza che ho e allattando, ho praticamente livelli di calcio che fanno un attimino paura e quindi mi si spezzano continuamente le unghie, devo stare un attimino attenta. Comunque questi qui sono quelli, diciamo, spazzolini per attuali, ma è tutta l'estetica di prenderli. Che praticamente hanno due lati, se riesco a metterlo. Ah, questo qui è il lato tipo che massaggia le gengive, e questo qui è il lato che pulisce. E ha detto dopo ogni pasto di passare praticamente in bocca con l'acqua, cioè bagnati, e poi di ovviamente lavarli. E quindi li devo ancora lavare, quindi penso che inizieremo da domani. E questo è quanto, mi sta distruggendo il calendario, però va bene. Questa è la cosa, diciamo, che ci tenevo di più anche a prendere. Ed è un set, infatti serve una bustina insieme, che ora vado a lavare, così uno già glielo do. Sono praticamente questi tipo cactus che ho spiegato l'altra volta, vedete? La testina è tipo tonta, con dei protuberanze. Questo qui appunto per non farselo infilare tutto in bocca, che lo blocca tipo ciuccio, perché lui tende a infilarsi tutto in bocca. Si attacca anche, cioè tipo la ventosa che si attacca da qualche parte, mettiamo qua, più o meno. Dovrebbe attaccare anche qua, vedete? E niente, sono due. E poi ci hanno preso questi anche dito, queste cose per il dito, tipo spazzolini, per quando però gli escono i dentini. Con i dentini ancora c'ho un mezzo spuntone, diciamo. E quindi ancora niente, questo è così, questo è piccolino. Questi qua ora... Ah! No, ma mamma li lava prima e poi te li dà, va bene? Così qui li rimettiamo in bustina, insieme a questo rosa, insieme a lavare quello celeste. Questi qui li mettiamo pure qua dentro, che poi dobbiamo lavare, scritto a 60 gradi. Ok. E niente, ora vado a lavare questo qui, per la mamma, e poi te lo diamo tutto il tempo, va bene? Easy. È mio, tuo, è mio. Tuo è mio. Tuo è mio. E tu è mio. E tuo è mio. E tu è mio. Tu sei mio. Ok, vado a lavare questo. Sistemo un attimino qua la situation. E poi non so se continuerò il video. Mi sa che sono arrivata già a una quindicina di minuti, però fa niente. Sto facendo video piuttosto lunghi, anche se pensate di farne corti. Non so che faccio dopo. Poi vediamo. Anche perché oggi viene già male, ma non so andare al mercatino.
Vediamo un attimino, perché ho detto che torna stanco, deve studiare, che è già verso la mattinata, c'è quella ragione. Quindi molto probabilmente andiamo domani, anche se domani non ci vuole andare perché è pieno così. Però vediamo. Male che basta, non riesco a convincersi il resto del sole a farci una piccola passeggiatina lungo fiume e ve la mostro. Noi vi salutiamo così col video di Karim che gioca col papino.